Non Io ti non ti sento io. sento. Alessandra, hai il microfono chiuso? Sì, perché non ti sentiamo. Scusatemi, Ok. ripeto. Ok, era andato in tilt il microfono. Dicevo, stamattina faremo braccia, quindi come dicevo, fino a Natale lo dividiamo in due parti, l'allenamento, la prima parte facciamo anaerobico, l'ultima parte cardio con il nostro Tabata. Questa settimana abbiamo fatto 4 minuti, vediamo come ci sentiamo a fine settimana, eventualmente possiamo aumentarlo un pelo la prossima. Il Tabata sarà specifico braccia e saranno solo 4 esercizi che ripetiamo 2 volte. Gli allenamenti invece oggi servono pesi di due tipi, uno un po' più leggero e uno un po' più pesante, che abbiano, diciamo, le caratteristiche che servono a voi. Ok? Bene, andrei ad attivare l'altro video, altrimenti non mi. Non vedete? E partiamo. Tappetino, pesi e andiamo a fare il primo esercizio a terra, quindi con appoggio schiena e pesi. Direi che non vedete nulla. Forse può andare bene, direi di sì. Alzo leggermente. Ok, molto bene. Sposto questo così non vi dà fastidio. Allora, partiamo con i pesi dopo, prima riscaldamento, giusto? Ero già calda, non devo fare braccia, mi sembra tutto più sereno, che non becca tanto la parte della, come si dice, della respirazione. Ok. Andiamo in corsettina sul posto. Facciamo un po' di slancio della gamba e braccio. Andiamo su e giù. Allora, ciao, ora buona scuola. Ok, andiamo in rotazione delle spalle, in avanti, ok, braccia, spingo verso l'alto, scendo, spingo, scendo. Gomiti. Di nuovo, rotazione indietro. In avanti. Spalle su.
Sciolgo, braccia alternate. Ok, dall'altra. Bene, mi richiamo, rotazioni, 1, 2, 3, dall'altra, 1, 2, 3, dall'altra, 1, 2, 3, dall'altra, 2, 3, su, molto bene, schiudo le spalle, spingo indietro. Ok, dai ragazzi, partiamo con i pesi, beviamo e andiamo a... Mettiamoci giù, metto i tempi, schiena in appoggio e andiamo con i pesi, quelli un pelo più importanti. Se riuscite, e andiamo semplicemente a spingere verso l'alto con un appoggio gomiti a terra, quindi allargate bene i gomiti e spingo verso l'alto. Una quarantina di secondi, bene le gambe piegate, piedi in appoggio. E spingo. Ancora. Spingo e recupero. Rifacciamo l'esercizio, cercando di spingere bene verso l'alto, magari diamogli un pochino più l'intensità, ok? La spinta. Adesso che abbiamo scaldato un po', riprendiamo i pesi. Attenzione sempre quando alzate i pesi, schiena e ripartiamo. Via, su e scendi, su, scendi. Sentite che andate su un po' troppo leggere e facile, provate a cambiare peso. Tenete conto anche delle tempistiche, a volte sembrano leggeri perché i primi 3 o 4 vanno bene su, poi. Cinque secondi, ultimo. Ok, posiamo, ancora una volta, andiamo su, sono 3 volte. Recuperiamo. Avanti, recuperiamo i pesi e di nuovo andiamo bene su che espresso. Uno, due, via. Gomiti a terra, spingo verso l'alto. Cinque secondi, ultimo, ok, recupero, molto bene, ci alziamo in piedi, se avete il peso, quello un po' più importante, lavoriamo con un braccio solo, andiamo a fare questo esercizio. Allora, bene giù e vado a spingere verso l'alto, ok? Quindi rematore. Cercate di andare vicino proprio col braccio, ok? Vado, potete appoggiare il gomito sull'altro,
sull'altra gamba, scusatemi, e scendo. Schiena a 90. Adesso io mi giro, altrimenti non viene bene l'esercizio. Dovete sentire un po' di fatica. Sta lavorando anche il dorsale. Ok, sto. Adesso cambiamo lato. Quindi bene e tiro. Ok? Peso più importante, quello che avete più importante. Sentite che lavorano questi muscoletti dove di sotto c'è la ciccetta. Ok, via dall'altra parte. Ok. Andiamo di là, continuiamo, eh? Facciamo di seguito senza la pausa. Dai, 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 faticoso, eh? Ultima, switch, si cambia, andiamo dall'altra. Ultima. Ok, scegliere un attimo e cambiamo di nuovo. L'ultima. Dall'altra parte. Pronti? Via. Inizia a farsi sentire, eh? Se avete preso un peso un po' più importante. Cinque secondi. Stop. Cambio dall'altra parte. Ragazzi. Andiamo. E via. Ok, dai. Andiamo. 10 secondi. Ultima. Ok. Recuperiamo. Adesso invece prendiamo i pesi, quelli un pelo più leggeri, perché andiamo a fare le aperture in diagonale e poi subito lo shoulder press, quindi apertura e poi si va su verso l'alto. Allora, io prendo quelli un po' più leggeri, sempre a 90, andiamo a aprire. Li lavoriamo anche sulle spalle. Andiamo su, siete pronti? Apriamo prima così e poi andiamo su. Stavo dimenticando un passaggio.
ci vedo più tanto bene, ragazzi. Devo mettere gli occhiali da vicino per leggere le cose piccole. Scrivere un po' più grande. Ok, andiamo su adesso. Shoulder press e spingo verso l'alto. Dieci secondi. Ok. Posate, recuperiamo un attimo e ripartiamo con la stessa serie dei tre. Se sono un pelo, bevo. Bevete, mi raccomando, idratazione. Allora, ripartiamo, stessi pesetti. Di nuovo bene giù, vanta e andiamo a aprire. Apro, chiudo, va bene. Apro, chiudo. Venite bene su, collo allineato, sguardo per terra. Dieci secondi. Cinque. Ok, ci spostiamo su piano piano, andiamo a fare diagonali, aperture e vado. Cercate sempre di rallentare la discesa. Là dove sarebbe più facile, mettete in movimento i muscoli in modo che si rallenti e vadano a lavorare. Non che non lavorino se avete già un peso di un certo rilievo, però aiutiamo ulteriormente il lavoro. Ok, saliamo su, spingo e vado verso l'alto. Vado, vado. Inizia a farsi sentire, non so voi. 5 secondi. Ok. Recuperiamo e poi ripartiamo, ragazzi. Tre giri, eh. Questo si fa sentire, anche se io ho solo 3 kg. Non so voi, ma si fa sentire, si fa sentire. Andiamo giù e partiamo. Via. Spingo. Cinque secondi. C'è ancora uno. Salgo. Andiamo diagonale. Via. Su. Uno. Rallento. Inspiro. 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 Ok, ultimo. Benissimo.
Bene, andiamo su in spinta e via. Shoulder press. Su. Nella schiena, non andare indietro, non inarcate. Secondi. Ok, ultimo. Prendo, ragazzi. Ok, posiamo un pochino i pesi, andiamo, se avete una sedia o il divano, oppure lo fate da terra, andiamo a fare un po' di dips. Quindi lavoriamo, dips, scendo, salgo. Salgo così facciamo lavorare un po' il nostro bellissimo tricipite. Allora, io mi metto qua sul divano e scendo. Usiamo il nostro corpo. Cinque secondi. Ok, resta. Ripetiamo, come al solito, 3 volte, quindi andiamo a spaccare bene il tricipite. Una foto. Ok, ripartiamo di nuovo dips. Molto bene. Via. Piego, bene, porto il gomito quasi altezza spalle. Ok, 5 secondi. Stop. Ragazzi, che morte. L'ultimo. Recuperiamo. Siamo pronti? Ci mettiamo di nuovo in posizione. Ripartiamo per l'ultima serie. Ok, 10 secondi. Ultima. Oh, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ok, adesso pesetto. Vediamo sempre questi leggeri. Andiamo a fare su e giù. Poi rimaniamo in hold, quindi fermi col pesetto. E poi andiamo di nuovo a fare il carl a mercato. Quindi su, giù. Ok? Ripetiamo 3 volte questo esercizio. Allora, pesetti. Andiamo su e scendo, su e scendo. Ok, 10 secondi. Scendete sempre lentamente, fate lavorare i muscoli. 5 secondi, scendo. Hold, quindi adesso ci mettiamo in posizione e restiamo. Qualche secondo. Tre, due, uno.
E ricomincio su e giù. Piano, eh? Vengo bene su e scendo bene giù. Su e lentamente scendo. Su. 10 secondi. Ok, posate. Okay. Andiamo adesso nella parte finale a portare su e giù, quindi col palmo rivolto verso l'alto. Rimaniamo di nuovo fermi, anziché girati così, rimaniamo in questo modo e poi di nuovo su e giù. Ok? Pronti? Allora, andiamo su e scendo lentamente. Vado su e scendo lentamente. Su. Andiamo a scendere. Se no cambiate peso. Ok, 5 secondi. Vado su. Scendo ancora una volta. Mi posiziono in hold in questo modo. Ok? E resto ferma qualche secondo. Vediamo, eh. Tre, due, uno e riparto giù e su. Lenta e su. E su, siamo un po' in ritardo, ragazzi. Facciamo con un esercizio e poi ci dedichiamo a Tabata. Ok, 5 secondi. Ultimo. Per finire andiamo in alzate, sempre tipo diagonale e alternate. Quindi alzate alternate, poi andiamo a fare dei parziali, un movimento parziali e poi di nuovo apertura. Ok, alternata. Ok, dico diagonale perché non andate a alzare direttamente dietro che vi spinge indietro, ma leggermente in avanti. Non so se mi spiego. Ok. Allora, partiamo. Uno, alterno, alzo e alterno, vado. Ok, apertura parziale. Qualche secondo e poi ripartiamo. Nuovo, alternatevi. Ok, parziale, di nuovo un po', via. Forza, forza. Tengo, tengo, tengo. Schiena, spalle, braccia. Ok, ragazzi, molto bene. Brave. Allora, mettiamo pure il nostro stavata. Vi metto i tempi così. Vi sentite anche voi? Sono quattro gli esercizi, come vi ho detto, che verranno ripetuti. Ci abbiamo anche la pubblicità. Vabbè. Allora, praticamente andiamo
a fare un push-up, sempre knee push-up, ovviamente. Risonanza di volume. Fatevi solo spazio con tutti questi pesi. Quindi un push-up, un shoulder tap, un tricipiti, quindi dips e un cobra. Allora, ve lo faccio vedere. Praticamente, anzi, alterno il cobra e il tricipiti così non partiamo con la stessa. Allora, facciamo praticamente giù, appoggio sempre quello facile, push-up facile, vengo sulle ginocchia. Poi il secondo sarà un shoulder tap fatto in questo modo, tocco a tocco. Chi ha problemi appoggia le ginocchia, l'importante è che il corpo sia verso avanti e fa questo lavoro qua, tocco tocco, non così tocco tocco, ok? Cioè non in quadrupedia, ma appoggio ginocchia, schiena allineata col sedere e faccio questo, ok? Poi tricipiti, anzi facciamo di nuovo cobra, lo alterno in questo modo, vado giù e vengo solo su in questo modo, senza andare sulle ginocchia, ok? E poi tricipiti, che sono quelli che abbiamo fatto prima, ma li facciamo a terra in questo modo. Quindi piego, attenzione a piegare, perché qualcuno mi fa questo lavoro, che non è questo, perché il braccio rimane disteso, invece è questo, spingo il gomito indietro. Ok, ripetiamo ovviamente 2 volte perché dobbiamo fare 4 minuti. Ok? L'intensità, l'abbiamo già detto. In questa attività di Tabata ci vuole intensità, quindi tutta l'intensità che potete. Siamo pronti? Abbiamo iniziato. Recuperare, staccate proprio. Ripetiamo. Siamo in linea. Cobra. Precipiti, sto morendo.
precipiti, ultima. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ragazzi, sono morta. Non so voi, ma io ho le braccia morte. Allora, velocissimamente stretchiamo, allunghiamo braccia, addome, recuperiamo il fiato. Bene ragazzi, spingere, spingere. Ok. Molto bene. Andiamo su, gambe, piccole rotazioni sulla schiena. Mi auguro che sentiate anche tutte voi solo male. Alle braccia, no, alla schiena, vuol dire che avete lavorato sulle braccia, non sforzando la schiena, ma utilizzando bene anche l'addominale. Ci lasciamo scendere giù, ritorniamo su, allunghiamo bene spalle. Ok, un po' di gatto. Ok, andiamo su. Braccia, uno dall'altra. Ok. Spingiamo un po' indietro, spalle. Tricipiti. Anche dall'altra. Ok, ragazze. Vi lascio andare. Com'è andata? Tutto a posto? Braccia, gambe. Soprattutto braccia, direi. Siete riusciti a arrivare al tempo.